Allora, noi siamo vicini, molto vicini al vicepresidente del consorzio di secondo livello, il dottor Nino Navas, e in virtù di questa amicizia che si è sviluppata negli ultimi mesi, siamo vicini a ogni sua manifestazione, anche perché noi vediamo che lui mette l'anima in tutte le azioni che fa, e lo fa veramente con tanto entusiasmo, tanto affetto e tanto amore, veramente per la sua cittadina, e che ha bisogno anche di un momento di rinnovamento, di cambiamento, di proporre cose nuove che portano allo sviluppo di questa città che oggi è sulla cronaca soltanto per motivi negativi. Oggi Caivano ha bisogno di svegliarsi, ma di svegliarsi con iniziative che il nostro caro amico Nino Navas sta facendo e ne condividiamo pienamente. Un riscatto è normale che in una fase di grande crisi dei partiti, delle istituzioni, e verificare e avere la conferma che l'associazionismo produce elementi di aggregazioni, elementi positivi che risvegliano gli animi, propongono progetti, entusiasmano il territorio. Credo che siano elementi da incoraggiare e noi, quando invitati, diamo il nostro contributo nella consapevolezza che questo è l'unico vero percorso per poter cambiare veramente e concretamente la nostra società. Onorevole, poi quando c'è di mezzo un imprenditore, uno degli ultimi che sta investendo per il territorio, mi riferisco a Nino Navas, che è il patron di questa associazione, la politica sorride perché significa che c'è ancora qualcuno che investe in un territorio molto difficile come quello nostro. La politica deve gioire e deve accompagnare questi processi e credo che nel caso specifico di Nino Navas, ma di tante altre associazioni che lavorano sul territorio, vanno incoraggiate e sostenute.